Cari amiche e cari amici, ben ritrovati e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi dell'ultimo Diabolik inedito che è da poco uscito nelle edicole. Sto parlando del numero 5 dell'anno 2020, dell'anno in corso, anno 59esimo. Vi mostro subito la cover, eccola qua, la solita bella cover di Buffagni. Grandissimo copertinista, grandissimo artista. Secondo me ha dato nuova linfa, diciamo, anche all'aspetto grafico di Diabolik. Queste sue cover sono veramente molto belle. Il titolo dell'album in questione è Danni collaterali. Vi mostro come sempre la costina e la quarta di copertina, che vede praticamente, raffigurata Altea, l'Altea eterna fidanzata dell'ispettore Ginko, che sarà una delle protagoniste di questa storia. Una storia, diciamo, molto, molto che a me è piaciuta abbastanza, abbastanza interessante. Ma partiamo con i crediti. Il soggetto è di Lotti, Mainardi e Pasini, la sceneggiatura di Lotti e Mainardi. I disegni sono a tre mani: Cervellieri, Montori, Omerati. La copertina, come detto, è di Buffagni, il grande Buffagni. E ve la mostro ancora perché è veramente molto bella. Anche perché praticamente questa cover si rifà immediatamente all'inizio della storia stessa. La storia stessa che. Come vi mostrerò fra un po', dopo avervi mostrato il bellissimo frontespizio anche questo mese di Diabolik, storia, diciamo, che inizia proprio con la Jaguar di Diabolik e la volante di Ginko che corrono velocissime su una strada. Ma la cosa particolare è che, contrariamente al solito, quando è Ginko, la polizia che insegue Diabolik, qui abbiamo a che fare con Diabolik che praticamente è lanciato all'inseguimento di Ginko. Ma che cosa sta succedendo? Lo scopriremo nello sviluppo della storia. Con un antefatto, un lungo antefatto che ci riporta un anno indietro nel tempo. Intanto vi faccio vedere proprio per quello di cui vi parlavo, praticamente Ginko avanti e lui dietro. E che cosa ecco, a un certo punto addirittura poi i due sono affiancati come affiancate saranno le due coppie, cioè Diabolik ed Eva, nonché Ginko e Altea, nell'affrontare un nemico comune. Un nemico comune. Io non vi spoilerò più di tanto quest'album perché praticamente la storia è molto bella ed è importante prima di leggerla non svelarne praticamente minimamente il retroscena, ecco, perché altrimenti non c'è più piacere a leggerla, non va bene. Posso solo dirvi che il nemico che è talmente ben congegnata che persino io, diciamo, che in genere sono avvezzo ai gialli, sono rimasto un po' comunque sorpreso dall'identità. Diciamo del nemico comune dei due, che viene svelato ovviamente alla fine della storia, del nemico comune dei due eterni rivali. Ecco, e un'altra caratteristica è l'affiatamento, insomma, abbastanza interessante fra Eva e Altea. Ecco, detto questo, non posso fare altro che mostrarvi alcune bellissime tavole. Questo è l'inizio praticamente del lungo flashback risalente a un anno prima rispetto al presente della storia. Qui vedete Ginko che in effusione con la sua eterna fidanzata, con la bella Altea. Ecco qua. Vi continuo a mostrarvi alcune belle tavole perché veramente anche quest'album di Diabolik, questa storia, secondo me è stata illustrata molto bene. Ai buoni livelli ai quali ci ha abituato ultimamente
diciamo, Diabolik, questa serie storica, storica del fumetto italiano, che è una di quelle che io preferisco e che continuerò a seguire, credo, a lungo, insieme ad altre che voi che mi seguite conoscete bene. Ecco qua, vi mostro ancora alcune tavole che congingo all'opera. Ecco qua. Cinque è sempre sul pezzo, diciamo. E poi invece vi posso mostrare, diciamo, non posso mostrarvi tutte le tavole perché altrimenti spoilererei troppo l'albo. Perché è importante non mostrarvi più del dovuto. Qui abbiamo altre due tavole in cui in una di queste appare questo personaggio che comunque sarà, diciamo, abbastanza importante all'interno dello sviluppo, per quanto riguarda lo sviluppo della stessa vicenda narrata in quest'albo. Ecco qua. A questo punto, non so, vorrei mostrarvi cosa vi posso mostrare. Ecco, alcune altre diciamo, altre tavole con i nostri. Ecco questa bella tavola in cui vengono mostrati lui ed Eva all'interno del rifugio con le attrezzature e le maschere ben raffigurata. Ecco qua. Beh, qui una storia che secondo me vi piacerà. A me è piaciuta abbastanza, diciamo. Ecco, vi posso mostrare magari un qualcosa che, cioè un piccolo spoiler, non lo voglio fare, diciamo, in cui non si vede ancora il nemico in questione. Vedete? Eva viene catturata. E poi lo scoprirete da soli. Già ho fatto abbastanza mostrandovi queste scene. A me personalmente mi è molto piaciuta questa storia e io non posso fare altro che suggerirvela, come in genere, diciamo, non sono uno che cerca di suggerirvi qualcosa che non lo merita, ecco, almeno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda questa storia di Diabolik, posso consigliarvene vivamente l'acquisto e vi garantisco che vi farà trascorrere quei 20 minuti, diciamo, in serenità e in concentrazione per scoprire, diciamo, l'identità del nemico comune delle due coppie. Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di giornata e dando appuntamento, come sempre, esclusivamente a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima!